raggiunto da una telefonata del ministro Bonafede, il quale mi chiese se ero disponibile ad accettare il ruolo di capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria o, in alternativa, mi disse, quello di direttore generale degli affari penali, il posto che fu, come l'onorevole Martelli sa meglio di ogni altro, di Giovanni Falcone. E io chiesi 48 ore di tempo per dare una risposta. Nel frattempo, questo è molto importante che si sappia, alcune note, informazioni che il GOM della Polizia Penitenziaria aveva trasmesso alla Procura Nazionale Antimafia, ma anche alla direzione del DAP, quindi penso che fossero conosciute dal Ministro, avevano descritto la reazione di importantissimi capi mafia, legati anche a Giuseppe Graviano e ad altri stragisti, alla indiscrezione che io potessi essere nominato capo del DAP. Quei capi mafia dicevano: se nominano Di Matteo è la fine. Andai a trovare il Ministro 48 ore dopo, avevo deciso di accettare la nomina a capo del DAP, lo andai a trovare, ma improvvisamente il Ministro mi disse che sostanzialmente ci aveva ripensato e che nel frattempo avevano pensato di nominare il dottor Basentini, e mi chiese di accettare il ruolo di direttore generale al Ministero. Io il giorno dopo gli dissi di non contare su di me perché non avrei accettato. Sapevo chi era il dottor Di Matteo, sapevo che stavo parlando delle carceri italiane, sapevo chi stavo per scegliere, sapevo quindi, e tra l'altro quell'intercettazione era stata, se non ricordo male, già pubblicata sul Fatto Quotidiano, e sono intercettazioni di cui il Ministro dispone, perché sono intercettazioni che fa il NIC, che è un corpo della Polizia Penitenziaria. Ecco, ma allora, chi è che ha deciso? Lei è libero di decidere, però ce lo deve dire a questo punto. Sì, certo, è chiaro, ma io guardi, dico sempre le cose come sono. L'idea per cui io, il giorno dopo, in virtù di non so quale paura sopravvenuta, io avrei ritrattato una proposta e un'idea, e allora mi piace dirlo, che non sta né in cielo né in terra. Va bene, quindi se l'è inventata Di Matteo. Mi faccia finire, è una percezione che è stata, è legittima, ma è una percezione del dottor Di Matteo.